Diamo il nostro benvenuto al pubblico, a tutte le autorità presenti in sala e un saluto particolare al sindaco della nostra città, Marco Doria, che ha voluto onorarci della nostra presenza. Sono qui con me due rappresentanti della compagnia Scatenati per il gruppo degli attori detenuti, Mohamed Bassane, che interpreterà il ruolo di Mercuzio. E Giordana Faggiano che interpreta il ruolo di Giulietta. Come tutti gli anni, anche quest'anno abbiamo ricevuto lettere di auguri e di incoraggiamento da parte delle più alte cariche istituzionali, laiche e religiose. Però ci è arrivata una lettera che abbiamo ritenuto fosse nostro dovere leggervi prima dell'inizio dello spettacolo. Impossibilitato ad accogliere il gradito invito a partecipare allo spettacolo teatrale Romeo e Giulietta realizzato dalla compagnia Scatenati, formata dai detenuti della casa circondariale di Genova, desidero far giungere a tutti coloro che con impegno hanno reso possibile la manifestazione l'espressione del mio apprezzamento per il significativo progetto nel solco della funzione rieducatrice della pena e del riconoscimento dei diritti e della dignità della persona, così come sancito dal dettato costituzionale. Giunga alla compagnia e a tutti gli organizzatori il mio saluto augurale. Il Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano. Bene, allora auguro a tutti buon divertimento e andiamo a iniziare. Buonasera e grazie per essere venuti. Sono Don Vincenzo Capone e vi farò una proposta che non potete rifiutare. Voglio che restate qui per un'ora, seduti, tranquilli. Vi racconteremo una storia, che vi piaccia o no. E non provate ad andare via, i miei guaglioni ve lo impediranno. È una storia triste. Una storia d'odio e di potere, una storia d'amore, una storia di morte. Troppo tardi ci siamo resi conto che ci sono cose più importanti della ricchezza e del successo. Un odio cieco e stupido fra noi e la famiglia Montoya ci ha privato dei nostri figli con la violenza di una bomba. Abbiamo pagato col nostro sangue per capire questa cosa così semplice. I figli sono figli. E facete attenzione, potrebbe capitare pure a voi. Non vi scusate mai. Avete capito? Avete capito o no? E ditemi di sì. Bravi, bravi. Forte il cuore, ma che per amore
كالدمي يجري في عروقي قصة بدون وقت لا هروب من الحب scorreranno lacrime risate come sangue scorre nelle vene una storia senza tempo perdi troppo ama non c'è scampo scorreranno lacrime risate piacerebbe incontrare qualcuno del Capone, uomo o donna chi sia. Che cosa li faresti? Alle uomini prendere la vita, alle donne un'altra cosa. Ma li prenderesti il cuore? No, il cuore no, qualcosa che sta un po' più basso. Ti mondo e come sta andando padre. Pure a me, presuntuosi arroganti. Volessi incontrare qualcuno di stasera. E che facessi? Un saggio, decido dopo. In ogni caso, facessi in modo con buono mangiare tutta la mella. Sento odore di Capone. Guarda! L'uomo in montoia. Oh, rimmi si sono come una fumaria. Fermo! Cerchiamo di provocarlo. A questo suido che l'attacca. Poi io ti copro le spalle. Sì, ma non che scappi per caso. Ma no, tranquillo. Andiamoci incontro. Ci vengono incontro. Fu. Com'è? Fufu. Dici fufu per provocarmi? No, dico fufu perché dico fufu. E allora, dirò a lei fufu. O dica io pure a te. E spara, sei morto, carunia. E tu lo sei venuto subito, stronzo. Ti strappo la lingua così finirai di licare culo ai Capone. Io te la strappo la lingua per farti stare zitto, fighi buttare. Ma come sei rosso fa? Sta cagando sotto, ma vero? Ma c'è per te, coglioni, ti ammazzo. Cosa facete qui? Giù quelle pistole. Voi non sapete cosa stai facendo! Giù quelle pistole, ho detto! Cosa sono queste urla? Tu, bastardo di un Montoya, punti la pistola in faccia ai miei uomini, io ti ammazzo come un cane! Abbassa la pistola, idiota! Sto solo cercando di mettere pace fra questi stronzi! Parli di pace con la pistola in mano, dovresti sapere cosa ho te e tutti voi Montoya! Cosa succede qua? Voi! Sempre voi! Don Vincenzo! Ma cosa hai fatto? Mi lasciate i miei uomini! Calmatevi! Sono contento che ci sia anche tu, Montoya. Ora ti strappo la lingua della tua maggiore amica. Stai attento, Don Vincenzo! Ma credo! Sono morto! Mamma! Che cos'è questo baccano? Il nostro principe! Il nostro principe Pandoro! Stavo facendo la siesta e voi mi avete svegliato! Ma perché? Perché? Perché non vi amate come io amo voi? Capone! Montoya! Eppure quando facciamo affari assieme andiamo d'accordo, non è vero? E allora perché? Perché? Perché, perché? Ogni giorno è così, sia che sia lunedì, giovedì o venerdì. La differenza non c'è, in che stato mi avete ridotto, Verona? Devo venire qui di persona a portare la pace tra di voi! Tra le famiglie Capone e Montoya, basta pensarci, a presto, se no a morte vi condannerò. Questo è il volere del principe e la sua minaccia vi dovrebbe far pensare. Quindi eseguite i suoi ordini, rispettate.
ascoltate tutti la sua grande autorità. È un uomo giusto il nostro Pandoro. Grazie ragazze, son fiero di voi. Basta così, vergognatevi, da questo momento viva in pace la città. Questo è il volere del principe e la sua minaccia vi dovrebbe far pensare. È tanto dolce il nostro Pandoro che piova zucchero sopra di me. Zucchero, 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 sono Pandoro. Abbracciate così, bravo. Oh, insomma, basta! Però non è una città ospitale e non tollera che i Capone vengano costantemente provocati dai Montoya! O viceversa! Zucchero! E basta con questo zucchero! Mi verrà il diabete! Ma come eccellenza! Non vi piace più il nostro zucchero? Oh, io voglio tornare a dormire! Dormivo così bene! Ragazze, andiamo! Eccellenza, riposate bene! Così stasera ci fate l'onore di intervenire nella nostra festa in maschera. Vedremo, vedremo. Andiamo, ragazzi. Una festa in maschera? Sì, per festeggiare la vicenda dell'altro appalto. Ah, sì. E allora sai cosa ti dico? Ci andremo anche noi. Ma cosa dici, sei matto? E ci porteremo anche Romeo. Certamente ci sarà Rosalina. E così finalmente potrà incontrarla. E la smetterà di rompere i coglioni. Ma non sempre una provocazione, proprio in casa loro. Ci voglio andare e ci andrò. E tu verrai con noi. E vabbè, andiamo a cercare Romeo allora. All'alba era già lì, che passeggiava in giardino e ripetete come avrei bambito Rosalina, Rosalina. Innamorato perso. E per vederla sarei disposto a fare qualunque cosa. Anche a rischiare la pelle? Certo, stasera ci infileremo nella bocca del lupo. Eccitante! Peppe! Prego? Pepe! Dici Pepe per provocarmi? Dico Pepe perché dico Pepe. E allora dillo anche a me! E ti dico e ti ripeto che Paride è il marito ideale per noi. Ma non lo è per me! Ascolta tua madre, mia piccola Giulietta. Ma mia madre ha parlato, non me ne sono nemmeno accorta. Però mi devi spiegare cosa ci trovi con la stronza di Rosalino. È antipatica e fredda. Si dice che preferisca le donne. Amici, al cuore non si comanda. Come ve lo devo dire? Mi piace, ma lo capite sì o no? Non mi piace, è un maiale, un capone. Si dice che sia gay. Ah, chiacchiere, chiacchiere, ciarle del popolo, no? Come se i caponi fossero dei nobili. Sì, infatti, perché noi che cosa siamo? Noi siamo ricchi perché abbiamo soldi, tanti soldi, e so io come li abbiamo fatti. Sì, ma che festa è? È un altro appalto vinto dei caponi. Ed è un ballo per festeggiare. E no, di nuovo fuori. Un'altra volta! Hanno corrotto qualcuno in alto, molto in alto. Come al solito. E bastardi, hanno offerto il doppio. Non sputare nel piatto dove mangi. Sputare nel bicchiere dove bevi alcolizzata. Giulietta, sta ferma, non riesco a vestirti. Tu sposerai Paride. Ma lo capisci che allargheremo il nostro territorio imparentandoci con lui, lo capisci? Beh, certo! E io dovrei soltanto allargare le gambe, vero? Beh, mi fa schifo! Maledetta! No, 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 no. È una serata di festa, signora, non dimentichiamolo. Ma se ci scoprono? Se verranno vi mettere la festa. E io sono pronto. Anch'io, Sono sempre pronto. No, 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 no. Io la pistola non la voglio portare. Si sentirebbero provocati. E fa come voi! Ci penseremo noi a tenerti tocchi. Devo tenermi su. Ti piace il mio costume? Sì, è molto bello. Anche il tuo è molto bello, mia piccola Giulietta. Sì, ma non basta rendermi felice. E nemmeno un po' allegra. E prendi esempio da me, no? Sì, la felicità del lupo o della iena. E dai, tesoro, non fare così. Sì, un tesoro per voi, vero? Roba da vendere.
da investire, casomai. Allora andiamo, eh? L'amore mette le ali ai miei piedi e rende leggera la mia anima. Amici, vi prego, questa sera niente provocazioni, eh? Andiamo a divertirci. Che anima candida. È fatto così. Che il cielo ce ne conservi. Signori, benvenuti in casa Capone, la casa più ricca e sfruttosa di Verona. Signori, accomodatevi, e voi signori, non fatevi pregare. Forza con questa musica, vogliamo ballare e divertirci. Quando stasera pago io. Stasera gamba d'oria, vino buono, dolce fresca, festeggiamo la vittoria. Capone. Già, dei veri signori. Ma dove sarà Rosalina? Beh, buttiamoci nella mischia e cerchiamola. Oh, oh, ragazzi, ci vede che non siamo fottuti, eh? È paura. Eh no, è solo prudenza. E coraggio, entriamo. Le nostre grandi imprese raccogliamo adesso i frutti con un sole proprio spese. Stanno di Montoya. Hai ragione, cazzo, Romeo, inta casa nostra. Pazienza, pazienza. Io li ammazzo. No, buone a cuccio, chi comanda qua? È un bene che la rabbia mi resti dentro, esploderà più tardi quando sarà il momento. Welcome, benvenuti in casa Capone. Con la pazza appena vinto, costruiamo colomba. Ma come? Ti sei già scordato Rosalina? Fino a questa sera il mio cuore credeva di amarla, ma adesso i miei occhi hanno visto la vera bellezza. Quasi mangia. Devo parlare. Paride, eh? Balla stronzetta!
parlarle, anche solo una parola. Stai pronto? Ci penso io. Aride, carissimo Paride. E a me? A te, sì, a te. Quanti altri Paride ci sono qui? E a voi? Voglio parlare. Prego. Ma no, è con te, sciocco. Ma no. Vai, vieni, bravo. Spero che la mia mano non sia troppo ruvida per te. Rimani lì, se ce l'hanno solo i fannulloni. Non importa che siano ruvide, se sanno accarezzare con amore. E allora lascia che siano le labbra di un fannullone ad ammorbidire un tocco così ruvido. Mi baci le mani come se fossi una santa. Le sante non hanno labbra come i fannulloni. Certo, ma le usano solo per pregare. Allora, cara la mia santa, anche le labbra come le mani possono unirsi in preghiera. Forse, caro il mio fannullone, ma ti ricordo che i santi non si muovono mentre esaudiscono le preghiere dei fedeli. E allora non ti muovere e lascia che io raccolga il frutto della mia preghiera. Ora mi hai tolto tutta la mia santità. Restituiscimela subito. È un ordine che seguo volentieri. Giulietta! Dove sei finita? È un'ora che tua madre ti cerca. Ma sei pazza? Lo sai che quel ragazzo è Romeo, il figlio del peggior nemico di tuo padre. Forza, andiamo! Dobbiamo andarsene subito via di qui. No, perché? Ma lo sai chi è? La ragazza che hai costretto a portare la sera. E Giulietta, la figlia del peggior nemico di tuo padre. Forza. Addio, prima che sia troppo tardi. Una Capone. Un Montoya. Questo è il prezzo che dovrò pagare. Il mio unico amore è nato dal mio unico odio. Andiamo. Vuoi proprio farti ammazzare? Ma insomma, vuoi venire via prima che ti succeda una tragedia? Montoya, pagheranno cara questa loro intrusione. Hai ragione, non la passerà liscia. Forza, andiamo a prendere. Andiamo. L'abbiamo scappata bella, eh? Che serata, ragazzi! Oh, ma sera o giorno? Che ore sono? Che giorno è? Andiamo bene, eh? Ascoltami come... Se Rosalina era un sogno, Giulietta è un incubo! È peggiore di incubi! Tu è una Capone! Il tuo sputo è acqua benedetta per il suolo che lo riceve. Se l'idea di Giulietta lo ha generato. Ma riflette un attimo! La mano riflette nel soppesare un oggetto, il piede nel tastare il terreno, il naso analizza gli odori, la lingua i sapori, ma il cuore, no, il cuore non analizza, il cuore intuisce, il cuore sa, e il mio cuore mi esorta a restare. Restare? E non solo a restare, ma a tornare da lei. Andate, amici. Andate, non preoccupatevi per me. Tornerò sano e salvo. E non ti insistere. Andiamo, amico. Romeo conosce la strada del ritorno. E non è più un bambino. Non più. Da questa sera. Andate, amici. Andate, subito. La donna è uno strumento intercambiabile per un piacere sempre uguale. È lei. Cuore, batti più piano, ti prego, non spaventarti. Ma chi è che scrive queste cose? L'amore
È un delitto in cui non si può fare a meno di un complice. Leggi ancora. Qualsiasi cosa purché io senta la tua voce. Questo che è un cervello pieno di errori di stampa. Con le ali dell'amore ho superato le mura che rinchiudono il tuo cuore. Con le ali dell'amore ho superato le mura che rinchiudono il tuo cuore. Giulietta! Che pronuncia il mio nome? Fatti avanti, fatti avanti, uccello notturno, pipistrello della notte. Fatti avanti, anche se la tua voce è già nota al mio cuore. Adorabile, fannullone. Eccomi, mia santità. Ma se ti trovano qui ti ammazzano. Pazzo che sei, e anche io sarei punita. E allora torna in casa. E io mi dorò della tua fuga quanto mi rallegrerò per la tua incolumità. Un fulmine è meno veloce del nostro amore. E questo mi fa paura. Ma il fulmine viene dal cielo. Quindi sa quello che fa. È questo che vuoi dire? Io voglio solo dirti che... Shh. Anche io. Romeo, perché sei... Sciogliersi nell'acqua, quello del fumo è dispersi nel cielo. E quello mio è sciogliermi in te. Il mio in te è disperdermi. Noi, cielo e zucchero. Noi, fumo e acqua. Sembriamo due alchimisti. Frate Lorenzo, ecco chi potrà aiutarci, andrò da lui. Quel distillatore di essenze potrà aiutarci. Sì, è il mio confessore, sarà facile convincerlo. Bene, allora domattina manderò la mia balia. Giulietta! È lei, una voce da corvo ma un cuore da colomba. Alle nove. Alle nove, amore mio, dille cosa devo fare e lo farò. Vado. Buonanotte. Dolce tortura questo addio. Dolce prigione questo amore. Sta succedendo a me proprio adesso. Giulietta! Arrivo! Thank you.
l'acqua regia. Acqua vite. Fumus. Fumus persecutionis. Homus, bonus fumus. Frate Lorenzo! Credo in un Deum! Patrem omnipotentem. Ah, sei tu! Mi scusi per l'ora. Carpe die, carpe ora. Se sei qui senza motivo, un motivo deve esserci. Mi scusi, ma cos'è questa roba? L'anima delle morte, un esperimento! Un filtro magico? 3 volte più potente dello zucchero e costa molto meno. Ego ricus fondatus sero. Ai Caponi non garberà questa cosa, eh? E ci azzecchi nei Caponi. Loro hanno l'esclusiva. E ti fida più che rima! È proprio di lei che volevo parlarle. Frate Lorenzo, vogliamo sposarci? Tu ed Ego! Ma no, Ego e Tilla! Impossibile matrimonio! No. Tu Montoya, Illa Capone! Sì, lo so. Padre, lo so, ma ci amiamo, da morire. Ui, ammi, incintam, emphasisti! Ma insomma, padre! Ista fretta, multi sospettes! Giulietta ha promesso sposa di Paride. Paride? Homunculus, ridicolo! Sono d'accordo. Matrimonio, Indio, Romeo, Montoya e Giulietta Capone. Era i fini di scoglia. Pax in Verona. Sarebbe bellissimo. Finis caburom, supremazie. E io potrei vendere la mia acqua regia. Ma se il destino mio tutto qui cambierà, quest'amore la manna dal cielo per noi. Basta combattimenti in mezzo alla via, ogni notte tranquilla sarà. Ogni notte sarà una nuova magia. Io sarò tutto suo, lei sarà tutta mia. È un amore geniale, una spinta. Grazie a te, grazie a lei, grazie a te. Il Capone Montoya, un ranno di noia, tre sogni pistola da uccidere. Alla domenica messa verrà e la mia chiesa si riempirà. Questo sogno diventerà presto realtà e l'amore fra noi salverà la città. È un amore geniale, una splendida idea. Grazie a te, grazie a lei, grazie a te. Pace alla nostra città, senza più rivalità. Passerà un segreto fra noi e tutto qui cambierà. Se penso sì, detto fra noi. Poveri piedi, ragionano meglio della mia testa e si rifiutano di obbedire ad un ordine così privo di senso. E datemi la sedia! Ecco, Balia, tieni, riposati. Se si fosse mai cercato di dare un senso all'amore, il mondo oggi sarebbe un freddo deserto. Devi essere tu quel Romeo che prende in giro la mia padroncina. Io sono qui per prenderla in sposa, non per prenderla in giro, buona Balia. L'ho nutrita col mio latte e chiunque oserà fargli del male se la vedrà con me. Ti ringrazio di averla svezzata. Adesso è pronta per nutrirsi del mio cuore. Giulietta è vegetariana. E il mio cuore è un frutto, il più dolce dei frutti. Birbante, ci sai fare con le parole. Adesso capisco come è fatta ad incantarla. Su, buona Balia, eh? Adesso vai e dille di venire qui. Questo sant'uomo, con la sua fede e con le sue magie, ci renderà marito e moglie. Pax in Verona. Spero proprio che voi due sappiate quello che fate. Le vostre chiacchiere hanno convinto anche i miei piedi, non mi fanno più male. Non curre, non curre, ritirussasse alle 5, celebrabito. Oggi alle 5, mia buona Balia, alle 5, eh? Fortunata la mia bambina, ha trovato un bel ragazzo. Beata lei. Non mi vedere, buona. Alle 5. Alle 5, non sono mica sorda. Frate Lorenzo, non sto più nella pelle. Mi concede questo ballo e dai. No, 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 no,
parassiti come lucerne. Schifosissimi rettili! Era buio, non si vedeva niente. Abbiamo fatto del nostro meglio per prenderli. Del vostro meglio? Siete degli incapaci! Dei parassiti! Tebaldo, calmati! Venire qui, farsi comodi loro e avere la sfrontatezza di corteggiare Giulietta in casa nostra! A Giulietta mia! A mia Giulietta! Paride, stai calmo, devi imparare a vivere in società. Ma zia! Nipote, tu hai il sangue troppo caldo, ti devi calmare. Ha ragione Vincenzo. Forse hai ragione, ma l'affronto rimane. Io non mi sono sentita per niente offesa. È stata una bella serata. Sì, ma resto fatto, cacchio, sti due non hanno saputo fare il loro dovere. T'avverto, zio, la prossima volta che mi trovo in motoria fra i piedi succede un macello. Ti ho già detto di stare calmo. Non dobbiamo agire ad impulso. Nella nostra posizione dobbiamo stare attenti. Più si sta in alto, più si è vulnerabili. Mamma. Dimmi, cara. Posso andare alle 5 da confessarmi da frate Lorenzo? Va bene, bambina, ma per favore rientra presto. Sì, non ti preoccupare, non farò tardi. Se ci andassi tu, torneresti a notte fonda. E cosa hai detto? Non ho sentito. Giulietta, porta rispetto a tua madre. Rispetto? Obbedienza, non sapete dirmi altro. Voi pensate solo ai vostri interessi e siete capaci solo di odiare. Ma ci pensate mai veramente al mio bene? Vieni, Balia, non voglio far aspettare quel santuomo di frate Lorenzo. Giulietta! Giulietta! I Montoya pagheranno cara questa loro arroganza. Femmina, vuoi tu Giulietta Capone prendere sposa, eccetera, eccetera, eccetera? Sì. E tu, Romeo Montoya, vuoi prendere sposa, eccetera, eccetera, eccetera? Sì. Anello, anello, bacio e poi zumbete, zumbete, zumbete! Eccomi, padre! Figli mi! Padre peccavi! Ecco da solvo, tale patis e tale figlio! Amen! Vade mecu! Beh, sì, sì, però insomma ci vorrebbe un po' di musica. Che pensi mi? Sono le 5. Speriamo che Giulietta... Permesso! Giulietta? Ma allora sei qui davvero? Vieni, mia sposa, è tutto pronto! Ora la tua sposa si confessa. Tu meriti la più pura delle mogli. Pater, ho molto peccato. E io da stovo, ti diritti e ti diritta. Ora vieni qua, tu uomo e tu femmina. È vero, padre, non c'è più differenza per noi. Io sarò uomo per soddisfare la tua sete di certezza e insicurezza. E io sarò per te la madre, che hai sempre desiderato ma non hai mai avuto. Ragazzi, in nome dei patis, et figli, et spiritu santi, tu Giulietta Capone vuoi prendere sposa qui Romeo Montoya? Di combattere forte e irresistibile fa di noi dei veri uomini. La pietra e vigliaccheria solo odio e così sia, le pistole sono cariche. Siamo noi padroni ormai di questa città, chi vorrà resistere male finirà. Chi si vuole battere forte siamo qua, state in guardia voi Montoya. Non vi cacceremo via senza tanti scrupoli, tranquilli canoni inutili. Solo a consumare ossigeno, noi prendiamo aria pura e comanderemo noi in questa città. Chi vorrà resistere male finirà. Vi volete battere quanto siamo qua? State in guardia voi Capone. Io penso a te.
avremo pace, ma non ci fermeremo mai finché al mondo ci sarete voi. Se le vostre vedove piangeranno un po', poi gli passerà, le consoleremo noi. Voi sarete cenere per l'eternità, noi berremo e mangeremo. So che ci sei, sei dentro di me, e sento che così si può andare avanti. Mi sembra un miracolo che l'amore alzi la sua voce in mezzo al mondo così atroce. Nessuna pietà, questa città un cimitero sarà. Dai, Mercuzio, torniamo a casa, ci becchiamo il Cappone, saranno i guai. Il Cappone, che paura! È sempre il solito, eh. Ti conosco bene, Benvolio, dici così, ma muori della follia di fare a botte. Non è vero, ragazzi? Per voi è una testa calda, mi prudono sempre le mani. Ma cosa dite? Sapete bene che sono un cibo pacifico. Pacifico tu? Ma se quando entri in discoteca dopo 5 minuti hai già malmenato il cameriere solo perché è lento a servirti da bere. E vabbè, sarà successo una volta? Ah, dici? E quella volta che hai preso a calci uno che passava per la strada solo perché non ti piaceva la sua cravattina. Per voi è un uomo di buon gusto. È un raffinato. Sentite, è vero o no che faceva schifo? Verdi a righe gialle. Non si può mettere una cravatta così. Ma certo. Un'offesa da lavare col sangue! Ecco Cappone, cosa ti avevo detto io? Bene, e ora vedremo come te la cavi. Statemi vicino. Buongiorno signori, bella giornata oggi, vero? Non c'è male, è un po' calda direi. E il caldo? Fa bollire il sangue e riscalda le anime. Devo dire una parola ad uno di voi, ma mi sembra che non sia presente. Solo una parola. E perché magari non ci aggiungi qualcos'altro? Se me ne darai l'occasione. E perché non te la prendi? L'occasione! Dov'è Romeo? Ma è preso per la sua balia. Non so dove è Romeo. Ti sei accordato? Accordato? Mica sono una chitarra, ma se la musica che vuoi. Ma sì, facciamo un bel concerto. Una marcia funebre. Morto. Ma che succede qui? Lo sapete che il principe non sopporterà altri combattimenti fra di noi. Ecco il mio uomo. È il tuo uomo? E cosa sei? La sua fidanzata. Smettetela. Romeo, quello che provo per te non mi suggerisce una frase migliore di questa. Sei un vigliacco. Tebaldo, la ragione che io ho per amarti scusa la tua collera. Io non sono un vile. Perciò addio, vedo che non mi conosci. Dai ragazzi, andiamo. Questo non scusa l'offesa che mi hai fatto. Voltati e tira fuori la pistola. Io non voglio battermi con te. Io non ti ho mai offeso. E ti voglio bene più di quello che non potrai comprendere. Finché non saprai la ragione del bene che ti voglio. Più di questo non so che dire. Sappi solo che mi sei caro come un parente. E che il tuo nome mi è caro come il mio stesso nome. Fai il furbo con me! Tu hai messo gli occhi su mia cugina! Aspetta! Tebaldo! Gatto del Cappone! No! Mercuzio, io ti prego di credermi, Tebaldo, non ti ho mai offeso! Le tue parole non giustificano! Aspetta! Vigliacco! Fermo, Mercuzio! Tebaldo, fermi! Aiuto!
Ecco, così imparerò a fare i cazzi miei. Mercuzio, ma chi c'è? Ma sei ferito? Un graffio. E sono un graffio. Vai a chiamare un medico. E vai a chiamare un medico. E coraggio, amico mio. Non può essere grave. Non è grave come ferito. Ma è sufficiente. Sufficiente per cosa? Sufficienti a fare di me carne per vermi, a trasformarmi in un cadavere, a farmi scomparire. Maledette le vostre famiglie e i vostri soldi, le vostre madri, cugini, puttane, fango, polvere. Oi, Mercuzio. Perché diavolo ti sei messo in mezzo? E allora chi mi ha colpito? Io pensavo di fare bene. Maledette le vostre famiglie. E che si ricorderà di voi da 400 anni. Davu lel jahim. اذهبوا جميعا. Mercuzio. Mercuzio! Alzati, su, alzati. Tu scherzi? Lo so. Mercuzio, dai, non far così. Mi fai paura! Non parli più. Non respiri più. Per sempre spenta la tua voce da quest'odio così atroce. Che balto. Che balco! Maledetto! Proprio oggi che il tuo sangue e il mio si sono uniti! Proprio oggi che poteva essere un inizio di pace! Che balco! Maledetto! Romeo! L'anima di Mercuzio è proprio qui, sopra le nostre teste, e aspetta che la tua vada a fargli compagnia. O tu, o io, o tutti e due dobbiamo raggiungerlo. O tu, o io. Questa strage. Romeo ha cercato di dividerli, ma Tebaldo ha ucciso Mercuzio e Romeo l'ha giustiziato. Principe, sei tu che ministri la giustizia per il nostro sangue versato verso il sangue dei Montoya. Romeo ha cercato di parlare da fratello, ma l'odio di Tebaldo. Tu sei un Montoya. Principe, non ascoltarlo. Io voglio giustizia. Romeo deve morire. Mio figlio ha l'anima più dolce e gentile nel mondo. L'unica persona che non ho mai avuto odio in questa maledetta città. Ha solo anticipato la giustizia. Tebaldo non voleva uccidere Mercuzio. È stato solo un incidente. Mercuzio è disarmato. Anche Tebaldo. E il coltello ve l'ha preso allora. Insomma, basta. Fate silenzio. Qui si gioca con la vita degli altri. Col prestigio della città.
con il mio prestigio. È tempo di riportare l'ordine. È tempo di fare giustizia. Sì, principe, giustizia. Altrimenti si sapranno molte cose. All'alto della mia autorità, l'empio Romeo condannerò. L'esilio no, non basta per lui, non serve a niente. Pace avrà, morte a Romeo, morte a Romeo, morte a Romeo, morte a Romeo. La predica, mio buon padre! Lo so di aver sbagliato. So di aver rovinato tutto. Domattina ti cercheranno, ti troveranno, ti uccideranno! Il sangue di Mercuzio valeva dunque meno di quello di Tebaldo. Pecunia vinci, pecunia regna. Devi fuggire subito! Fuggire così è peggio di... Presto, presto, nasconditi. Vengo da parte di Giulietta. Romeo è qui. Valia. Valia. Oh, Valia, il cielo che ti manda. Se Giulietta è il cielo a mandarmi qui. Per maledirmi. Io ti ho maledetto all'inizio, ma quell'angelo tanto ha detto, tanto ha fatto, che mi ha convinta. Il suo amore per te è più forte di ogni cosa. Dov'è? Come sta? Che cosa dice di questa tragedia? Non dice niente, ma piange, piange. Chiama il suo Romeo e piange ancora. Ti manda quest'anello e ti chiede di andare subito da lei. Mi raccomando, fai presto, si sta facendo molto tardi. Grazie, Valia. Questo riaccende in me un po' di speranza. Fai presto. Vada lei ora, presto, ma attento. Parti prima dell'alba e vai subito a Mantova, come abbiamo deciso, finché non troveremo il modo di farti tornare. Un frate mio amico ti ospiterà. In qualunque città, in qualunque luogo del mondo, il mio dolore non avrà fine. Vai, sbrigati. Sii forte. Sei più fortunato di quello che pensi. Vai! Sera non scende. Capisco che in questo momento Giulietta non consentì parlare di matrimonio. Lei ama moltissimo suo cugino Tebaldo. Parlerò con lei domani mattina. Per ora è rinchiusa nel suo grande dolore. Ma non ti devi preoccupare, sono sicura che Giulietta farà tutto quello che desidera suo padre. Non ne dubito affatto. Ma certo. Anzi, sai cosa ti dico? Cosa ne pensi se fissiamo le nozze per giovedì? Che te posso dire? Volesse che giovedì fosse rimane. Allora vado per giovedì. Moglie, prima di andare a letto vado a Giulietta e dille che domani si sposa con questo mio amico. Luigi, questo sarà un grande giorno per la famiglia nostra. Thank you.
ascoltatori, Radio Capone vi augura una buona giornata. Il cielo è sereno e il sole risplende. Come di consueto siamo qui per allietare il vostro risveglio con il meglio del nostro repertorio musicale. Vuoi già andare via? Ma non è ancora giorno. Bisogna che vada. Non è stata la lodola a svegliarti, ma l'usignolo che canta lì fuori come tutte le notti. Ma questa non è la dolce voce dell'usignolo. È l'inizio delle trasmissioni di Radio Capone. Quella non è la luce del sole, credi a me. È una meteora che il sole ha mandato per farti luce mentre vai a Mantova. Resta con me. Per sempre. E va bene, che mi arrestino allora o che mi mettano a morte. Preferisco restare qui che andare via. Ehi, morte, e vieni, e vieni, sii la benvenuta. È Giulietta che vuole così. Resto qui, parliamo. Giorno, giorno, giorno. Vai via, c'è sempre più luce. Più luce fuori? Tanto più buio per noi. Madonna Santissima! Tua madre sta per venire in camera tua! Giulietta, sei sveglia! Cercherò di fermarla. Io devo andare. Credi che ci rivedremo ancora? Ne sono certo. Credimi, amore, un giorno sorrideremo ripensando a tutto. Tesoro! Un bacio. Non rendere più difficile la mia fuga. Dio, che brutta sensazione che provo adesso. Dalla mia camera entra la luce e va l'amore. Bambina mia, tu hai un padre che ti adora, che avendo visto quanto è stato grande il tuo dolore per la morte di Tebaldo, ha deciso di farti regalo di un giorno di gioia, come certo non ti potevi aspettare. Ne ho proprio bisogno, madre. Che regalo? Quando? Domani, bambina. Domani mattina Paride farà di te la sua sposa. Paride, capisci? Ma non sei contenta? Paride? Né Paride né nessun altro. Io non posso essere la sposa di nessuno. E poi perché Paride? Perché proprio domani! Figlia mia, tu vali tanto oro quanto pesi e perciò non si può con leggerezza al primo giovanotto darti via. Di Paride sarai la sposa, vedrai che dopo lo amerai. Han scelto per te. Noi siamo già ricchi a palate, voglio di più, perché fermarsi sposando lui. Bambina mia, felici fai, mamma e papà, amore mio, tutte cazzate. Questo non è sacrificarsi, è un testo che a noi darà ricchezza e autorità. Dei soldi, mamma, me ne frego, sono importanti, non lo ne. Guarda un po' soldi, mamma, che me ne è greca, mi chiedo sono importante accelerata, somiglia al mio, non sarà con me, dimmi perché, pari dai non è, dimmi perché, tu sei cambiata, ma guarda un po', che distrazione, è pari dai, non sposerai, non sposerai, perché così ha deciso papà. Allora.
una moglie. Allora abbiamo la notizia diretta. Sì, caro, ma non vuole. Ti ringrazia. Cosa? Non vuole? Non è orgogliosa di sposare un gentiluomo l'uomo come Paride? No, non ne sono orgogliosa. Te ne sono grata. Ma non posso essere felice di fare una cosa che odio! Non mi parlare di felicità! E sbrigati a muovere il culo! Tu domani sposerai Paride! Abbi pietà! No! Non parlare! Non rispondere! Non pietà! Ma sei pazzo! Vai via tu! Impiccati! Ingrata! Poverina! Vergognatevi di trattarla così! Zitta, stupida strega! Vai via! Stammi bene a sentire tu! O domani sposi Paride o non metterai più piedi in casa mia! Hai capito? Io mantengo la parola data. Tu, se io scuorno la famiglia mia, vattene! Mamma, mamma, ti prego, non buttarmi via così. Non chiedermi niente, perché io non aprirò bocca. Fai come vuoi. Hai sentito? Palia! Palia! Come possiamo impedire tutto questo? Non possiamo più impedirlo. Non pensare più a Romeo. Credo che sia meglio che me tu sposi questo Paride. È un ottimo partito. Meglio del primo. Pensi davvero? Sì, sì, potessi dannarmi! Bene. Bene. Adesso so quello che devo fare. Va da mia madre e dille che, avendo disobbedito a mio padre, vado da frate Lorenzo a confessarmi e a farmi assolvere. Anticipare i tempi per un matrimonio per non farla chiagnare. Padre! Giulietta, quanto sei bella! Signora mia, sposa mia! Sarò sposa quando potrò sposarmi. Potrai e dovrai, amore mio. Rimani. Quello che deve venire avverrà. Ne sono certo, ma sei venuta per confessarti. Voi siete libero, padre, torno questa sera. Per te, figliola, sono libero quando vuoi. Per favore, dovremmo restare un po' soli. Certo, padre, sicuro, non voglio disturbare. Giulietta, finalmente rimani, sarai mia. Nel frattempo, conserva questo vaso. Oh, padre! Adesso non ditemi che sapete già tutto, se non avete anche una soluzione. Ci ho pensato fino a perdere la testa! La vostra saggezza non propone rimedio migliore. Almeno approvi la decisione che ho preso. Cosa fai? Guarda che se non parli mi tolgo la vita! Ferma! Ci sarebbe una soluzione, ma richiede un coraggio estremo. Se per non sposare Palle sei pronta a toglierti la vita, saresti pronta ad affrontare una morte apparente. Se non hai il coraggio, io ti darò il rimedio. Questa sostanza provoca una morte apparente che dura 24 ore. Dovrai iniettarla stasera. Così, domattina mi troveranno morta. Mi faranno il funerale. E ti porteranno alla cripta. Io tanto avviserò Romeo. Quando ti sveglierai, lo troverai lì per portarti via a Mantova. Questa è la dose giusta. Ti sveglierai poco dopo il funerale. Bene, bene, avvisa subito Romeo. Ma
Mandagli una mail. Frate Lorenzo, grazie. Caro Romeo, leggi attentamente quello che ti scrivo. È di vitale importanza. Se non funzionasse, dovrò sposarmi domattina. Se invece fosse veleno per davvero, frate Lorenzo volesse farmi sparire per sempre per la vergogna di avermi già sposata di nascosto. Giulietta, Giulietta, è ancora da fare, ti serve aiuto? No, no, ho già fatto tutto, grazie. Adesso lasciami sola, avrai ancora un sacco di cose da fare dopo tutti questi imprevisti. Va bene, riposati, servirà. Addio, mamma. Dio sa quando ci rivedremo. Buonanotte. Eccomi, Romeo. Lo faccio per te. Segnale, maledetto computer! Niente. Niente da fare, il cellulare non prende, le mail non arrivano. Io continuo sempre a fare lo stesso incubo. Giulietta che arriva mi trova morto. Ehi, Benvoglio, finalmente! Hai notizie da Verona? Come sta la mia signora? Come sta frate Lorenzo? E come sta la mia Giulietta? Tutto va bene se lei sta bene? Va bene. Niente le può fare male. Il suo corpo giace nella cappella funeraria del Capone. La sua anima è con gli angeli. Perdonami se ti porto queste brutte notizie. È così. È così! Calmati, Romeo! Calmati, Romeo! Io mi sfido! Stelle! Giulietta! Giulietta! Io torno a Verona! Cosa dici? Ma abbi pazienza! Lasciami! Sei così sconvolto che mi fai preoccupare. Forse non è così. Forse la mia Giulietta è ancora viva. Non ce l'hai delle notizie da parte del prete? Va bene. Giulietta, voglio stare con te stanotte. Romeo! Romeo! Thank you.
pace. In memoria di questo angelo, introibo ad altare Medei. Con che coraggio vi fate il segno della croce? Con che coraggio vi fingete cristiani? Belve, sanguinarie! Romeo, perdonaci, e tu sarai perdonato. Vuoi tornare a Verona, Romeo? I Capone ti perdonano, e io pure. Grazie tante. I cuori generosi. Nonno, io non lo accetto il vostro perdono. E oggi sono io a condannarvi! Tutti! Tutti quanti! Figlio mio, ti prego. Tu mi preghi? Dammi un solo motivo per il quale dovrei ascoltare la tua preghiera! Aspetta, Romeo! Taci tu! Indegno dell'abito che porti, sei un servo, come tutti, del potere che ha fatto marcire questa città! Romeo, non te l'ho detto. Io so tutto, io adesso so tutto! La pure nobile anima di Giulietta non ha resistito. Il suo cuore si è spezzato. E con esso il mio. Amore mio, mia sposa, ti ha fatto questo, non ha potuto niente sulla tua bellezza. Prende ancora il rubino sulle tue labbra e sulle tue guance. La morte mai ci pianterà la sua pallida bandiera, Giulietta, perché sei ancora tanto bella. Occhi, ditele addio. Braccia, questo è il suo ultimo abbraccio. Le labbra, voi, porte del fiato, con un bacio chiudetevi. Voi pagherete cara questa pace ritrovata. E sarò proprio io a presentarvi il conto! Se la vostra anima è davvero capace di rimorso, ma ve ne farò provare tanto da tormentare le vostre esistenze fino all'ultimo respiro! Guardate Romeo! Guardate quest'uomo pacifico! Desideroso solo di pace e di amore! Guardatelo per l'ultima volta! E piangetelo! Per sempre! Mio Dio! No! Dio mio, cosa hai fatto? Andiamo lì! Vendetta, vendetta! Dove sono? Non sono nella cripta. Signore, proteggici. Cosa succede qui? Perché tanta gente? Giulietta! Giulietta, sei viva! Mio padre è arrivato. C'è stato qualche contrattempo. Lui non doveva. Lui non sapeva. Ma sei qui. Ma sei qui, amore mio. Parlami. Parlami quanto mi è mancata la tua voce. Ditemi che è stato, quanto è vero, e Dio non vedrà finire questo giorno. È tornato per me, per vocine come voi. Voi l'avete ucciso. Con questa pistola. Sei stato tu ad
potevate averlo condannato. Ma sei troppo vigliacco per averlo ucciso. Padre, sei stato tu. No, no, tu non ti macchieresti mai le mani. Sarà stato uno dei tuoi scagnozzi. Tu! Ma l'ordine so io chi l'ha dato. No, no, Giulietta, aspetta! Guardatela! Guardatela! Come trema! La colpa è tua! Di tutto! Per soddisfare i tuoi vizi! I tuoi capricci! E così di mio padre! A diventare quello che è! E l'hai sempre tradito! E umiliato! Tutti colpevoli e tutti sarete puniti. Così io vi punisco. Giulietta! Paolo!
Rino! Salvatore! Luca! Guendalina! Alessandro! Giordana! Grazie a tutte le istituzioni che permettono di portare avanti questa iniziativa, la Regione Liguria, la Provincia di Genova, il Comune di Genova, la Fondazione Carige, la Fondazione San Paolo, grazie al teatro che ci ospita, tutti i tecnici che ci aiutano a portare avanti questa iniziativa. Mi è arrivata notizia all'ultimo momento che per la nostra compagnia questa sera forse c'è una sorpresa e allora invito il signor prefetto, accompagnato dal direttore della Casa Circondariale di Genova, dottor Salvatore Mazzeo, a salire sul palco. Bene. È stata una bella serata, credo che questo sia il sentimento comune di tutti. Ci siamo divertiti noi del pubblico, noi autorità, ma principalmente credo che si sono divertiti e più che divertiti si sono sentiti valorizzati. Sono usciti da quell'anonimato che vivono purtroppo ogni giorno. Ecco, hanno vissuto un momento di partecipazione, un momento di
condivisione con la città, con la gente, con i cittadini. Ecco, questo è il grande risultato. Ecco. Voi sapete quando il Presidente della Repubblica è vicino ed attento ai vostri problemi, ecco. Anche recentemente, proprio pochi giorni fa, il 6 di questo mese a San Vittore, ha fatto un incontro, ma lui ha dedicato tantissime occasioni per richiamare l'attenzione, ha usato anche parole molto forti recentemente, parlando di incostituzionalità di una realtà che di fatto è incostituzionale. Ecco. E qualcosa si deve muovere. Ecco. Noi abbiamo avuto l'umiliazione come Paese di avere una condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che è l'espressione più alta del Consiglio d'Europa, che è un organismo che l'Italia ha contribuito, è stato tra i promotori e tra i fondatori. Ecco, proprio questo, in contraddizione con questa storia, oggi noi abbiamo subito l'umiliazione e una condanna. C'è l'impegno di tutti a superare questa condizione e credo che tutto questo sia condiviso. Ecco, il segno che il Presidente della Repubblica, per questa bella iniziativa, che, per la quale io devo ringraziare ovviamente e ammirare tutti quelli che l'hanno promossa, gli organizzatori del teatro, ma innanzitutto il direttore della Casa Circondariale e comunque tutti quelli che si sono impegnati. Tutti quelli che si sono impegnati in questa iniziativa, ecco, il Presidente della Repubblica ha voluto, oltre che con la lettera che è stata letta, con questo segno, con la medaglia del Presidente della Repubblica, essere vicino a questa iniziativa. Vuoi dirci due parole? Ma io credo che questo segno di apprezzamento da parte del Presidente della Repubblica ci inorgoglisce e noi lo ringraziamo perché significa che ha riconosciuto l'importanza di quella che 6 anni fa era semplicemente un'idea, ma oggi è diventato un progetto serio, ben articolato, fatto di impegno quotidiano, di lavoro costante, costante da parte degli artisti, da parte dell'associazione in genere, ma soprattutto da parte dei detenuti. Oggi noi abbiamo visto una commistione fra una comunità interna costituita da detenuti e una comunità esterna costituita dagli artisti, da giovani artisti. Vorrei ricordare Giulietta Romeo, 17 e 18 anni. Una comunità, dicevo, esterna che ha potuto constatare per mano che cos'è il carcere, avere una cognizione personale, al di là di quella che spesso si diceva in maniera mistificata dall'immaginario collettivo. Oggi il carcere è progettualità e questi sono i segni evidenti di quello che viene fatto giornalmente con questi detenuti, che sono impegnati in un progetto di recupero che magari parte della società, quella meno illuminata, crede impossibile o utopistico, ma che noi riteniamo invece realistico e possibile grazie all'impegno quotidiano e costante non soltanto dei protagonisti, ma tutte le istituzioni, dalle comunità esterne, dagli enti territoriali, dalla magistratura, iniziando dalla magistratura di sorveglianza, che ci ha consentito di condividere
questo progetto attuando le misure alternative, attuando i permessi premio che consentono a questi detenuti di stare qui oggi in teatro, quindi condividendo il progetto della divisione, ma con lo scrupolo giusto del magistrato che deve coniugare anche le esigenze di difesa della società e le esigenze di sicurezza con quelle di recupero. Ma ritengo che sia anche un progetto, penso di poterlo dire, condiviso anche dalla magistratura inquirente e giudicante, dai magistrati genovesi in particolare, che sono piuttosto progressisti e illuminati, perché sanno benissimo quanto sia difficile coniugare quella che è la certezza della pena con la reversibilità della pena stessa, coniugare la difesa della società con il recupero. Oggi abbiamo fatto teatro, ma non è un progetto solamente teatrale, è qualcosa di in più. Loro sono stati protagonisti non soltanto di uno scenario artistico, ma di uno scenario reale, fatto di speranza. Ecco, la speranza che loro hanno è quella che le porte del carcere si possono schiudere, perché loro hanno pagato, stanno pagando la giusta pena, come giusto che sia, ma al tempo stesso devono avere la speranza che le porte del carcere si schiudano e si aprono le porte della società, una società che deve accogliere, perché dalla società da cui sono uscite per aver violate le regole della convivenza civile, in questa società devono rientrare come forza produttiva e per il paese. Io le ringrazio. Grazie, grazie a tutti. Bene, vi ringraziamo e saprete che è partito il progetto per la costruzione di un teatro dentro al carcere di Marassi, il cantiere è aperto, speriamo che entro il 2013 la struttura possa essere pronta e quindi speriamo di poter al più presto dare appuntamento a tutti voi anche nel teatro nostro, che sarà il Teatro dell'Arca. Buona serata, arrivederci.